Non so se si nota, ma io vado matto per le carte, carte conti e conti broker. Sono un carteinomane molto probabilmente. Guardate qui, ma vi sembra normale una cosa del genere? Per cui, come da prassi, oggi voglio andare ad analizzare un'altra carta molto interessante, ma questa volta invece di fare tutto di testa mia, capire insieme a voi se ne valga veramente la pena, perché una community solida e affiatata serve anche a questo, ma ne parliamo subito dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati sul canale, io come sempre sono Pasquale e questo è Io Risparmio, il canale del tuo amichevole risparmiatore ed investitore della porta accanto. Oggi si torna a parlare di carte, carte conto e di una carta molto particolare, completamente al di fuori di qualsiasi concetto di carta, perché ha qualcosa che le altre carte non hanno: la volontà di fornire servizi finanziari ma salvaguardare l'ambiente. Oggi voglio parlarti di Flowy, una carta per le persone che sono smart, che vogliono avere tutto a portata di mano ma che amano l'ambiente. Flowy è un conto con IBAN italiano, esclusivamente mobile, che può essere appunto scaricato dall'Apple Store e dal Google Play Store, a cui è collegata una carta di pagamento contactless Mastercard dotata delle più evolute funzionalità di sicurezza. Per quanto riguarda l'attivazione, prevede due piani, in particolare il Fan, che è quello totalmente gratuito, ha tutte le funzioni base del conto e della carta. Si può ad esempio accreditare lo stipendio, domiciliare le bollette, fare bonifici, fare acquisti su negozi normali di e-commerce. Consente anche di creare fino a 3 drop, i salvadanai virtuali per mettere da parte i propri soldini e magari raggiungere i propri obiettivi. Poi c'è un gruppo di spesa, la funzione che permette a più Flowy di dividere le spese in comune, come ad esempio una vacanza o l'affitto di una qualsiasi cosa, come ad esempio quello dell'appartamento. Questo in pratica è il piano base che viene aperto in automatico dopo la registrazione. Poi invece abbiamo il piano Friend, che costa 10 euro al mese e ha, rispetto al piano Fan, tutte delle funzionalità che sono aggiuntive e anche quelle che erano prima precedenti in maniera illimitata. In più regala la funzione Eco Balance, la stima di tutta la CO2 prodotta dagli acquisti fatti con la propria carta Mastercard, e si cerca in quel caso di compensarla in un secondo momento andando a piantare degli alberi. Il cliente può provare il piano Friend anche solo per un mese in maniera gratuita e se non è adatto a lui può tranquillamente tornare indietro al piano Fan senza alcun tipo di vincolo. Per cui ad esempio uno potrebbe fare la richiesta della carta, provare il piano a pagamento per un mesetto e poi, se ti ritieni soddisfatto, continuare a utilizzarlo, altrimenti ritornare al piano gratuito senza nessun impegno. Una bellissima frase, un motto che si trova sul sito di Flowy è: l'innovazione fino a se stessa è sterile, per essere davvero innovativa va applicata alla sostenibilità, in quanto la prima esprime la forza, la seconda invece dà l'orientamento. La sostenibilità incarna i valori, l'innovazione li esprime con potenza ed efficacia. Secondo me una bellissima frase. E fondamentalmente il concetto di Flowy è questo: chi sottoscrive il piano a pagamento ottiene una carta fisica che non è plastificata ma è di legno, e per cui che va a puntare alla sostenibilità. Chi punta a Flowy ha sicuramente lo sguardo orientato al di là del costo e al di là dei servizi che ci sono e che sono tanti, ma soprattutto che ha a cuore altre cose che sono da ritenersi, secondo la mentalità di Flowy, non complementari ma anche più importanti, e cioè la salvaguardia del pianeta. Come accennavo prima, la carta si può gestire tranquillamente via app dal proprio cellulare e per tutti i piani i bonifici SEPA sono sempre gratuiti se fatti nell'area euro. Viene fornito anche un'area dove andare a categorizzare le proprie spese e anche un sistema di analisi delle spese, che nel piano Fan è di base, mentre se si va ad optare per il piano Friends è avanzato. Successivamente saranno anche aggiunte delle potenzialità di budgeting che sono in fase di sviluppo. Inoltre, venendo incontro a una delle più importanti esigenze della propria clientela, Flowy SPA ha messo a disposizione dei correntisti un servizio di ricarica Money che permette di ricaricare il proprio conto corrente digitale anche per mezzo di un versamento in contanti, cosa che non tutte le carte conto fanno, e per poterne usufruire è possibile semplicemente recarsi in uno dei punti Money presenti in Italia, che sono in questo momento più di 45.000 abilitati ad eseguire delle transazioni tramite appunto Money e che sono facilmente rintracciabili in bar, tabaccherie ed edicole tramite l'app del cellulare con la funzione cash in. Per cui, un po' per riassumere, tutto quello che è una transazione digitalizzata sostanzialmente è gratuito,
mentre i servizi fisici veri e propri, come ad esempio appunto la ricarica fisica in contanti di cui parlavo prima, hanno dei costi in base al piano sottoscritto. Comunque ti lascio il link qui sotto se vuoi andare a visitare il sito di Flowy e farti un'idea di prima mano se effettivamente questo sia magari un prodotto adatto alle tue esigenze. Io adesso andrò a fare la richiesta perché, come ti dicevo prima, vado matto per le carte e le voglio provare tutte. Ti volevo inoltre segnalare che da poco è presente anche un piano intermedio fra il fan e il friend, che si chiama Flex, che ha costi e servizi intermedi e ti va a dare la possibilità di provare la carta in legno, che non viene invece fornita con il piano base, quello appunto chiamato fan. A prescindere, non vado a indicarti quale il piano sia migliore perché va giudicato in base alle tue esigenze, ovviamente comparato alle potenzialità del prodotto, che io reputo molto interessante e che sicuramente andrò ad approfondire dopo aver usato qualche mesetto la carta, che appunto, come ti dicevo, vado a ordinare adesso. Ci tengo a ribadire che è una carta per chi è attento alle tematiche ambientali e lascia in secondo piano i costi, che ci sono ma che sono comunque interessanti e abbordabili, non eccessivi, alla portata di tutti. Bene, se il contenuto è stato di tuo gradimento, ti chiedo per cortesia di farmelo capire con un bel pollicione in su per l'algoritmo di YouTube, se poi ovviamente sei nuovo su questo canale ci passavi così anche per sbaglio e non vuoi perderti però nessun contenuto successivo, ti chiedo la cortesia di cliccare la campanella delle notifiche dopo esserti iscritto, così che tu non possa perderti nessuna mia nuova pubblicazione. Anche per oggi è tutto e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao!